Oggi, 24 maggio, ricorre la festa di Maria Ausiliatrice che coincide con la prima domenica di celebrazione alla presenza dei fedeli. E quando si parla di Maria Ausiliatrice il pensiero corre ad uno dei suoi figli, San Giovanni Bosco, fondatore della Basilica Torinese, da dove è stata celebrata la prima messa domenicale del Vescovo di Torino, Cesare Nosiglia. Con Don Guido Enrico, rettore della Basilica, abbiamo ricordato questa solennità. Stiamo celebrando la bella festa di Maria Santissima Ausiliatrice. E coincide quest'anno con la prima domenica in cui è possibile ricominciare la celebrazione insieme con il popolo santo di Dio. Si tratta di una bella coincidenza perché è la Madonna stessa ad accogliere i tanti pellegrini, fedeli, tutti coloro che sono affezionati alla nostra Basilica di Torino in questo grande giorno santo di festa. Stiamo cercando e di fatto si sta verificando la realizzazione di tutte le norme di sicurezza che ci sono state chieste. Si può accedere alla Basilica attraverso il portone d'ingresso, a cui si arriva grazie a due percorsi che attraversano tutta Piazza Maria Ausiliatrice. All'esterno, volontari e forze dell'ordine stanno permettendo che la gente possa davvero incanalarsi in maniera ordinata e poi scegliere di arrivare o direttamente in chiesa oppure all'interno del nostro cortile. In entrambi i luoghi è possibile davvero ascoltare, seguire, partecipare alla Santa Messa e vivere un momento di preghiera intenso e autentico. La statua di Maria Ausiliatrice, che negli anni scorsi era nella nostra Basilica, quest'anno per permettere un deflusso più ordinato è stata spostata all'interno del nostro cortile. Questo permette che ci si possa avvicinare alla statua con molta attenzione, rispettando le dovute distanze e nell'ordine più tranquillo, in modo che la preghiera e la devozione possano essere davvero semplici e spontanee. È appena terminata la celebrazione delle ore 11, presieduta dal nostro arcivescovo, Monsignor Cesare Nosiglia. Nel pomeriggio avremo la gioia di partecipare all'Eucarestia, presieduta dal Superiore Generale dei Salesiani, il decimo successore di Don Bosco, il nostro Rettor Maggiore, Don Angel Fernandez Artime, che sarà presente insieme con l'Arcivescovo questa sera alle ore 20:30 per la preghiera del Santo Rosario. Non potremo vivere la processione di Maria Ausiliatrice come facevamo solitamente gli anni scorsi, ma questo non ci impedirà di entrare nelle case di ciascuno attraverso i mezzi di comunicazione, in modo particolare Telepace, Rete 7 e tutti gli altri strumenti di comunicazione sociale della famiglia salesiana, per poter vivere questa grande comunione di preghiera insieme con Maria Santissima Ausiliatrice e affidare a lei tutta la nostra città di Torino, la regione del Piemonte e il mondo intero in questo tempo di pandemia.